Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: «Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza». Questa parabola parla oggi a ciascuno di noi, come parlava agli ascoltatori di Gesù 2000 anni fa. Ci ricorda che noi siamo il terreno dove il Signore getta instancabilmente il seme della sua parola e del suo amore. Con quale disposizione lo accogliamo? E possiamo porci la domanda: come è il nostro cuore? A quale terreno assomiglia? A una strada? A una petraglia? A un rovetto? Dipende da noi diventare terreno buono, senza spine né sassi, ma disodato e coltivato con cura, affinché possa portare buoni frutti per noi e per i nostri fratelli.